Speed è offerto da APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Fronte Mare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas. Buonasera, buonasera, martedì 12 dicembre, siamo alla penultima puntata stagionale di Speed, ovviamente il canale è ormai consolidato, consacrato e lo sarà anche per la prossima stagione, il canale 18 di Icaro TV che ci ha accolto e devo dire supportato in maniera importante, cosa che ci gratifica e che ci stimola a fare bene, e quindi abbiamo ancora queste due puntate per chiacchierare di motorsport in un momento in cui sulla carta si lavora sotto traccia. Le competizioni sono praticamente ferme a tutti i livelli, a parte gli ultimi appendici che possono essere, che siano a livello di rally, di gare di pista e via dicendo. Testa si sta impostando per quello che sono le nuove versioni delle monoposto, nelle nuove situazioni che andremo poi a esaminare, a vedere da fine febbraio, contratti, contatti, management, strategie, è quello che è la premiazioni, perché in questo momento mentre noi andiamo in onda si sta svolgendo a Roma per la prima volta al Foro Italico la premiazione della 58esima edizione dei caschi d'oro di Autosprint, nasce da un'idea brillantissima del direttore Sabatini che via via poi nel tempo si è sviluppata. Abbiamo appena assistito due giorni fa alla trentesima edizione del Trofeo Bandini, quindi abbiamo un pochino di tutto da raccontarvi, ma soprattutto il piacere, dopo tanti collegamenti video, di avere in studio Franco Nunes, direttore di motorsport.com, ma permettetemi di dire soprattutto un amico carissimo al quale siamo tutti molto affezionati. Ben arrivato, bentornato. Grazie Stefano, piacere di essere di nuovo in coppia con te. Mi fa molto piacere, è stato un capitolo importante di quando all'inizio del 2000, 2005 e 2006 in un'altra emittente bolognese nasceva a Conto alla Rovescia, ovviamente era legato sempre a un mondo che io vivo, condivido e frequento da 40 anni e bisognava avere dei personaggi importanti che parlassero in maniera concreta e raccontassero cose concrete, e noi avvicinammo, conoscendolo attraverso Minardi, Franco Nunes, e mai scelta fu più azzeccata di questa. Sono passati 15-16 anni, la Formula è cambiata tanto. Un ritorno al futuro, dai, raccontiamola così, mettiamola in una prospettiva del guardare avanti, Stefano. Senti, allora, visto che abbiamo avuto il piacere, perché non dimentichiamocelo, il tuo grande allievo che è Matteo Nunes, è stato il nostro ospite una settimana fa, e anche con lui, al di là di parlare della materia, abbiamo fatto due chiacchiere, proprio anche a livello personale. Motorsport è l'ultima fatica tua, perché comunque ti abbiamo conosciuto allora vice direttore di Autosprint, e parliamo dei caschi d'oro, tu li hai vissuti tutti praticamente, poi ci fu l'esperienza di Sport Automoto e poi siamo arrivati a motorsport.com. Mi dicono dalla regia, Franco, che abbiamo in collegamento il primo importante ospite in esterno che tu conosci bene, e noi salutiamo, abbracciandolo virtualmente, Massimo Rivola, che è l'amministratore delegato di Aprilia Racing. Dico bene? Eccolo qua.
Ciao Massimo. Ciao Stefano. Ciao Stefano, ciao Franco. Ecco, bello vedervi. Buona serata, piacere. tu sei in trasferimento, feri tanti impegni, non solo agonisti. No, io sono anche... Tu guarda, sono a Roma. In realtà sono a Roma per andare ai Caschi d'Oro, ecco, perché quindi... mi hanno fatto questa sorpresa, per cui sono arrivato adesso in hotel, mi devo fare, appena finisco con voi faccio una doccia e vado in là. E velocemente, per quello che è un altro appuntamento importante, fa parte del ruolo tuo, perché al di là delle strategie, della parte del marketing, del management tecnico sportivo, poi c'è anche un discorso di comunicazione e di prestigio e di presenza che direi meritatamente Massimo Rivola sta facendo molto molto bene. Senti, parliamo, prima di lasciarti andare velocemente i tuoi impegni, parliamo delle novità a Casa Aprilia, perché comunque una settimana fa eravate a Milano a Sky, sì, per quello che mi avevi anticipato essere la nascita ufficiale di questo rapporto che arriva addirittura dall'America, NASCAR parliamo, che sosterrà sportivamente e tecnicamente i tuoi piloti che completano i quattro assi che Aprilia schiererà nel Mondiale 2024. Partiamo da qui, Massimo. Sì, credo che sia un bel colpaccio da parte nostra, nel senso che avere come team satellite un team americano, tra l'altro un team racing, un team di NASCAR, che sapete che nel motorsport americano è un po' è ciò che viene seguito di più negli Stati Uniti, e quindi da un punto di vista sicuramente di brand e di marketing sarà è un'opportunità molto, molto importante. Ma a livello tecnico la cosa mi piace molto, perché noi avremo la possibilità di avere di fatto due team factory interni annuale, perché la loro sede logistica sarà proprio annuale, e praticamente loro delegano tutto a noi quello che è la preparazione delle moto, la gestione della squadra dal punto di vista tecnico. Quindi in futuro avremo moto ufficiali per tutti. È ovvio che siamo a dicembre e improvvisare moto ufficiali per tutti pronti via non è possibile, anche per un semplice conto e delle tempistiche verso i fornitori, per cui, ma a medio periodo, non dico brevissimo, ma sarà sicuramente un modo per crescere più in fretta, per essere più competitivi in pista. Ti chiedo se mi confermi l'impressione che proprio qui una settimana fa Matteo Nunes ci ha detto relativamente a quello che oggi il mondiale in MotoGP: devi avere almeno 4 moto per poter essere competitivo, lavorare in proiezione, avere sviluppo, cioè non bastano più le 2 moto, vedi quello che sta succedendo per esempio in casa Yamaha. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Io il team satellite l'ho voluto un po' a tutti i costi, diciamo così, anche se lo scorso anno ha utilizzato 2 moto dell'anno precedente, quindi attendere il fatto di poter montare, di poter fornire tutte moto uguali sarà un vantaggio importante. Alla fine, sai, lo sviluppo della moto è vero che lo fai a casa, ma il vero sviluppo lo fai in pista, cioè il cosiddetto track time è dove veramente fai sviluppo, per cui chi più ne ha, più ne mette, più vantaggi ha, più dati ha, anche per gli stessi piloti banalmente, per cui non è solo un tema di statistica, ma è proprio dal momento che nella moto c'è questa cosa dei piloti che si chiama feeling, che non è misurabile, è ovvio che più dati si hanno, più probabilità si ha di raggiungere una media di ciò che loro chiedono. Senti Massimo, la stagione 2023 è stata bellissima per tanti aspetti, anche perché bellina. L'introduzione della sprint race del sabato ha aumentato notevolmente non solo la parte, la competitività, l'entusiasmo, la passione, il feeling, l'adrenalina. A questa stagione molto buona è mancata forse un po', diciamo, la frequenza un po' più alta di successi da parte di Aprilia. Tu, con l'esperienza alle spalle, sicuramente avrai anche già capito cosa è mancato e dove dovete lavorare. Sì, beh, non serve troppe esperienze, basta guardare i numeri. La sprint race sicuramente ha portato tanto in più a livello di spettacolo, anche se ti assicuro che a fine stagione i piloti erano proprio stress, stanchi anche mentalmente, e ti assicuro anche noi, perché comunque è stress in più, e già dal venerdì hai l'FP2 che di fatto è una qualifica, e quindi arriviamo abbastanza sgonfi a fine stagione. Dove siamo mancati noi? Esattamente nelle sprint race, e questo è legato anche molto al vantaggio che hanno avuto altri competitor in partenza, vedi in particolare KTM,
che ha avuto un sistema di partenza veramente eccezionale per quasi tutto il campionato, e noi siamo sempre stati un po' a rincorrere in questo, però direi che ci siamo sistemati verso fine stagione e siamo diventati più competitivi nelle sprint anche per questo motivo. Ovvio che la sprint, essendo 12 giri mediamente invece che 25, partire bene è un vantaggio che ti porti dietro più, in maniera più consistente, anche perché mediamente si usano gomme morbide che riescono a fare tutta la durata della sprint, quindi partire bene ed essere efficace nel primo giro vuol dire avere un bel vantaggio. Comunque sì, noi credo che la 24, una volta che la capiremo bene, la metteremo a posto, sarà un altro saltino in avanti rispetto alla 23, come la 23 lo è stata la 22 e così via. Franco. Massimo, ti faccio io una domanda. Tu hai commentato le nuove concessioni che dovrebbero essere utili a affermare un po' l'egemonia della Ducati in un modo diverso da altri. Birer, il grande capo della KTM, proprio sul nostro portale ha detto che Dallinia deve smettere di fare il piangina perché di vantaggi ne ha già abbastanza. Tu invece hai detto giusti gli interventi, però attenzione a non far crescere i costi. Qual è il punto di caduta giusto? Allora, il criterio di proporzionalità delle concessioni è una cosa che io ho spinto tanto, sinceramente, perché fondamentalmente io mi baso su quello che è il vantaggio legato al track time. È ovvio che 8 moto, le concessioni non prevedono quante moto hai in pista, cose che dovrebbero fare peraltro, però prevedono il punteggio che fanno nei costruttori. Io ho fatto un banale calcolo sommando tutti i punti dei vari piloti, raggruppandoli per costruttori, che non è la classifica dei costruttori che viene misurata diversamente, e il 6% dei punti viene dato a Honda, il 7% a Yamaha, il 12% mi sembra ad Aprilia, il 13% KTM, e quindi siamo a tipo il 54% a Ducati. Quindi se mi viene chiesto dov'è il problema, chiaramente è nella fetta più grande della torta, che è il 54%. Questo perché tante moto molto competitive e in più sono una sorta di cane che si morde la coda, perché torniamo al discorso del track time, ci sono tanti dati e questo facilita tanto la crescita tecnica. Detto questo, le concessioni sono state appunto fatte per cercare di riequilibrare questo tipo di concetto. È vero che sono state fatte, come dicevo, verso l'alto, quindi chi può investire tanto può utilizzare tante gomme. Noi quest'anno abbiamo usato circa 150 gomme, averne 220 non ce ne faremo niente. Ducati ne ha utilizzate, mi sembra, 175, parlo di gomma più, gomma meno. Quest'altro anno ne avrà qualcuno in meno, ne avrà 170, non credo che sia una grande limitazione, ma un po' sì. Non farà quel paio di wild card che normalmente ha fatto, per quest'anno ne ha fatte due Michele e una in Sepang come premio per la Superbike, essendo visto il campionato che ha fatto anche. Che dire, c'è un senso logico dietro tutto questo. La mia paura è che si è un po' legato verso l'alto, quindi chi, alla fine una KTM che ha 4 collaudatori potrà usare 220 gomme, capita a noi, non ce ne facciamo niente, come dicevo prima, per cui lasciami, speravo ancora, che venisse fatto domanda, un po' più in basso per abbassare i costi in generale del campionato. Ecco, però voi siete nella MotoGP di oggi gli innovatori con le idee dell'aerodinamica che va avanti nel futuro. Ci dobbiamo aspettare sì. Un salto anche nel 24? Sì, nel 24, piccolo, perché direi che il grosso è stato fatto. Abbiamo inventato l'effetto suolo che poi ci è stato copiato, abbiamo inventato le ali sulle forcelle che ci sono state copiate, l'ala posteriore in realtà si è stati prima a metterla, poi non l'abbiamo sfruttata mentre gli altri l'hanno messa. Less duct, posso immaginare che ce lo copi qualcuno quest'altro anno. Abbiamo un'altra invenzione per quest'altro anno che è molto carina, vediamo poi anche se funziona, perché un conto sai che come in Formula 1 la galleria, punti di galleria, ma poi quando la metti in pista è un altro discorso. In più, qui ripeto, c'è il feeling del pilota che è quello che alla fine fa la differenza. Però sì, qualche innovazioncina ce l'avremo, ma parliamo veramente di molto poco.
Senti, non vogliamo Non abusare voglio creare troppa aspettativa. Della tua carineria, Massimo, perché sappiamo i ritmi che ovviamente hai anche in queste serate particolari. L'ultima domanda, però, devi permettermi di fartela, anche perché c'è tantissima attesa attorno a quello che sarà l'impatto mediatico per questa punta di un iceberg delicatissimo che è il mondo Ducati, dove abbiamo questo ritorno ad un team italiano con Marquez che dopo 13 anni abbandona la Honda, arriva in casa Gresini con un'immagine sicuramente altissima a livello mediatico di attenzione, di sponsor, ma visto con tante preoccupazioni un po' da tutte le parti. Cioè, secondo te può giocarsela veramente per il titolo? E mi fermo qui, non andiamo oltre a situazioni ma di secondo crisi. Secondo me assolutamente sì, anzi io mi aspetto che sia là davanti fin da subito. L'abbiamo vista a Valencia andare, lasciami dire, a spasso, dopo pochi giri era già su tempi eccezionali, quindi non l'ho mai visto veramente impegnata a cercare il limite della moto e comunque era davanti, per cui credo che sarà riferimento per tutti. La cosa bella che da un punto di vista televisivo e dell'interesse verso la MotoGP, molti guarderanno proprio questo e i piloti credo che faranno, soprattutto i piloti Ducati, faranno di tutto per far vedere chi è che comanda, per cui mi aspetto un Pecco fortissimo, e Pecco ha dimostrato di essere molto forte anche di testa. Mi aspetto un Orge e Martin molto forte, mi aspetto Bezzecchi che non si risparmi, mi aspetto un Enea che torni sui livelli di Enea, che secondo me è un pilota fortissimo, quindi credo che il campionato prossimo sarà molto molto interessante e credo che possa offrire anche delle opportunità a noi, che con una moto differente e con quattro piloti secondo me molto forti possiamo dire la nostra. Massimo, una curiosità: con Marquez che arriva come uomo Ducati sulla moto clienti, si disintegra il sistema piloti della Ducati? Allora, no, c'è un po' di rischio, nel senso che moto clienti, per modo di dire, onestamente Marquez guida la moto col quale Pecco ha vinto il mondiale, che col quale ha vinto l'ultima gara, quindi diciamo la miglior moto in circolazione, e sappiamo tra l'altro che abbiamo visto negli ultimi anni è più facile andare forte subito con la moto che già conosci, mentre la 24 magari nelle prime gare potrebbe avere qualche magari incognita di conoscenza di ciò che viene innovato, per cui sarà sicuramente interessante. Abbiamo visto quest'anno Marco Bezzecchi andare fortissimo, quindi abbiamo visto di Gian Antonio, sono andati forti tutti, insomma devo dire che il livello di Ducati oggi è riferimento chiaramente. Io credo che noi non siamo troppo lontani, soprattutto in determinate piste, bisogna che aumentiamo il numero delle piste in cui siamo competitivi, ma la pole position di Maverick all'ultima gara in una pista che non è la nostra pista per caratteristiche mi fa molto ben sperare. Senti Massimo, possiamo solo dirti grazie, un in bocca al lupo, un buon Natale sereno. Grazie a voi. Per un grazie 2024 vincente per l'Aprilia, ma soprattutto per Massimo Rivola, che conosciamo da un po' e al quale siamo sinceramente molto molto affezionati. Grazie Massimo. Grazie, un caro abbraccio. Salutiamo l'amministratore delegato di Aprilia Racing. Io vorrei chiudere questa parte dedicata alle due ruote con una curiosità con te. Hai sottolineato il gruppo piloti Ducati. Quest'anno ne avevano 8 in pista, hanno vinto in 7. L'unico che non ha vinto passa ad una squadra ufficiale. Che sensazioni ti dà Marini sulla Honda? Molto positive, credo che abbia azzeccato la scelta, essendo il pilota nell'ambito Ducati che non ha vinto una gara, aveva bisogno di trovare la motivazione per ripartire, e credo che, attenzione, la Honda che si è vista parzialmente già nei test di Valencia, non è poi così scadente come è stata la moto che ha corso tutto il campionato di quest'anno. Quindi io credo che alla fine il signor Marini si troverà la voglia dei giapponesi di far vedere che non sono sfigati, e credo che la stagione pessima che hanno vissuto quest'anno, perché poi alla resa dei conti una gara l'hanno comunque vinta, no? Esatto.
Però da un punto di vista mediatico il colosso del mondo delle moto, che è andato in crisi e non sapeva venirne fuori, rinuncia al suo campione di sempre e riparte con uno che non ha mai vinto in MotoGP, beh, mi sembra una sfida veramente molto molto bella e credo che sarà da seguire, sarà una cosa molto interessante. Senti, l'impressione è che in questo momento la passione, l'attenzione e il divertimento a seguire la MotoGP sia in netta crescita. Ma non c'è ombra di dubbio, poi l'operazione americana secondo me in questo momento diventa un'apertura che va in scia a seguire quella che è stata l'esplosione della Formula 1 negli Stati Uniti con 3 Gran Premi e è evidente che nel momento in cui c'è un diretto legame attraverso la NASCAR, quindi il campionato americano più seguito, beh, devo dire che Massimo ha fatto un colpo di mercato geniale che aiuterà moltissimo la Dorna. Ecco, io vedo un po' il promotore che è dormiente. Io la teoria di tutte le gare sprint, francamente, la vedo come Massimo, che diventa una esagerata difficoltà per tutto il sistema. Se le gare andranno ad aumentare, ci sarà ulteriore impegno per questi piloti e credo che ci voglia rispetto per chi lo spettacolo lo fa. Quindi, insomma, una situazione che va gestita con equilibrio, anche perché giustamente, come hai appena detto tu, si sta parlando di portare il numero delle gare da 20 a 22, quindi si segue un po' la Formula 1 con una situazione che, come diceva Massimo, ma come mi confermavi anche tu, a telecamere spente, per tutti i protagonisti e gli addetti ai lavori stanno diventando calendari pazzeschi. E l'amico comune che abbiamo in Giancarlo Minardi una settimana fa diceva che poi di qui si spiega anche il perché cala l'audience televisivo, Franco. Sì, perché i Gran Premi, e qui allarghiamo il discorso alla MotoGP ma anche alla Formula 1, perdono di sacralità, la gente ovviamente non può stare metà dell'anno, ma se sommiamo i due e se uno segue sia le quattro ruote che le due, praticamente non c'è domenica dove non sia in qualche modo impegnato. Mi sembra che sia un allargamento finalizzato esclusivamente all'aumentare il guadagno delle squadre, quindi dal loro punto di vista è certamente un vantaggio. Credo che il grosso vantaggio sia a chi gestisce i team e nella ricaduta piloti, tecnici, meccanici, beh, credo che si stia arrivando allo strato limite e bisognerà stare molto attenti a non esagerare ad andare oltre la riga. Allora, noi adesso diamo un attimo alla regia e alla pubblicità, perché da San Marino ci ricordano che in occasione del Natale ci sono dei punti importanti da andare a vedere per i vostri e i nostri acquisti. Torniamo subito. San Marino Outlet Experience, il tuo paradiso dello shopping natalizio. Ogni mercoledì immergiti nella magia di Natale con la Christmas Card. Ottieni sconti extra fino al meno 30% sui prezzi outlet. Non hai la card? Richiedi la tua all'info point o sul sito sanmarinooutlet.com. E il venerdì dolce, con una spesa minima di 15 euro a persona nei nostri punti food, ti aspettano dolci sorprese. Per i più piccoli, ogni sabato di dicembre e il 6 gennaio eventi speciali e per un divertimento senza fine la giostra antica dell'Ottocento, la pista di pattinaggio e tante altre dolci sorprese gratis ogni giorno. San Marino Outlet Experience, il luogo dove la magia del Natale prende vita. Scopri di più su sanmarinooutlet.com. Eccoci qua, siamo pronti, vi ricordo Speed per questo martedì 12 dicembre, vi ricordo il canale 18 e che Icaro ci rimanda in onda, quindi abbiamo altre due uscite settimanali, una per il giovedì verso le 18:15, quindi nel preserale, e poi una terza uscita per quelli che l'hanno persa, ma anche per chi il sabato sera magari è a casa verso la mezzanotte, quindi quando un po' si guarda un po' con calma, e per gli appassionati c'è quell'ora di situazione motoristica che noi cerchiamo di offrirvi con tanto affetto. Allora, parlavamo di feste, poi dopo faremo un po' la chiosa di tutto con Franco. Se questa sera c'è la notte dei caschi d'oro di Autosprint e dei volanti di AC Sport, domenica c'è stata la premiazione della 30ª edizione del trofeo Lorenzo Bandini, nato a Brisighella con la prima edizione nel 92 con il primo pilota premiato Ivan Capelli,
è stata la volta di Lando Norris, pilota McLaren, che ha fatto una bellissima figura. Cominciamo a vedere i servizi realizzati dai nostri operatori in occasione della sua presenza a Faenza. Tanto benvenuto in Romagna, benvenuto a Faenza. Ti aspettavi un'accoglienza così dal mondo degli appassionati che in Romagna hanno uno spessore molto elevato per questo Trofeo Bandini edizione numero 30 dedicato a te? Ciao, good morning. No, not at all. To be honest, it's amazing to be here with so many amazing people. It's an honor. So è fantastico essere qui con tante persone. È un onore, quindi grazie per aver ospitato me, Andrea e la famiglia McLaren. Ma è incredibile vedere così tante persone in un posto così bello e accogliente. È incredibile anche far parte della McLaren. In primo luogo è sempre molto speciale per la storia, per i piloti che hanno fatto parte di questa famiglia. Grazie quindi per questo trofeo che rappresenta un pilota che ha una grande storia e per me è un onore. Che stagione è stata per te e la McLaren? Per la McLaren è stato un anno importante, avevamo iniziato in un modo piuttosto difficile, abbiamo capito dove era necessario intervenire, eravamo fiduciosi e determinati a cambiare le cose, ancor più che mai, ed è esattamente quello che abbiamo fatto. Il cambiamento lo abbiamo avuto in Austria, a Silverstone. Siamo stati la seconda squadra con il punteggio più alto come costruttore e sono stato il secondo pilota con il punteggio più alto, quindi è stato un po' come una montagna russa durante la stagione, un po' su e un po' giù, ma una stagione di successo. Praticamente tutto sulla macchina è stato cambiato, rivisto e aggiornato, soprattutto il pacchetto di carico aerodinamico più elevato che abbiamo. Abbiamo avuto una buona prestazione in Qatar con soddisfazione della squadra, ma non sono riuscito a vincerla e questa è stata probabilmente una delle migliori opportunità. Poi ci sono state altre gare in cui eravamo vicini, come Singapore, in Brasile, ma semplicemente non avevamo abbastanza velocità rispetto a Max e al Red Bull. Poi sono giunti anche un paio di errori da parte mia che hanno reso tutto questo impossibile. Sono deluso quando ho perso le opportunità come in Qatar, dove forse avrei potuto vincere. E succede, quindi so ancora che le mie opportunità arriveranno ulteriormente in futuro, quindi questo non deve influenzare il mio modo di pensare, di ragionare e di puntare alla vittoria. E così vado avanti ogni settimana e cerco di ottenere sempre i migliori risultati e dare il mio meglio fino alla fine. E naturalmente sarebbe bello ottenere la prima vittoria e ci credo. Ho molti anni ancora da vivere e da fare con la McLaren, il mio obiettivo è proprio vincere, sarà speciale quando vinco, ma non solo per essere fortunato per una gara, per vincere una gara in una stagione, ma mi piacerebbe vincere più gare e a stagione, sono avido e vorrei farcela. Un bel personaggio, posso aggiungere che è stato di una disponibilità incredibile, 24enne ma con una maturità importante, abituato anche evidentemente a certe scene, una cordialità che si è sposata perfettamente con la passione, con la voglia di Formula 1 che la Romagna ogni volta propone, ricorda, Faenza stessa negli ultimi due stagioni teatro della manifestazione, l'anno scorso con Magnussen e Steiner, quest'anno con Stella e Norris, si è proprio stretta attorno a quello che è un mondo magico, speciale, che coinvolge emotivamente in particolare tutti quelli che fruiscono e vivono lungo la Motor Valley. E Franco, due parole tue su Norris, che è veramente uno dei piloti probabilmente destinati ad un futuro importante. Beh, allora, la prima è una previsione, un'anticipazione. Norris vincerà il suo primo Gran Premio perché di solito nella tradizione del trofeo Bravo. Bandini c'è che chi coglie il premio riesce poi a esplodere
è qualche anno che ci sta provando, ha avuto delle occasioni, ha fatto degli errori, come ha raccontato. Vorrà dire che l'anno prossimo è evidente che la Red Bull non riuscirà a ripetere il record di vittorie di quest'anno. Avremo una suddivisione, io mi auguro che la Ferrari, poi magari ne parleremo, sia in grado di fare un salto di qualità, ma mettiamo nel conto Lando Norris che vincerà almeno una gara con la McLaren. Senti, prima di andare in pausa, secondo te Norris con Piastri a fianco possono domani vantare il titolo della miglior coppia di Formula 1? Per esperienza mi verrebbe da dire assolutamente di no, però io credo che Piastri sia un fuoriclasse, quest'anno non lo abbiamo ancora misurato per quello che vale, credo che l'anno prossimo il signor Lando Norris, che abbiamo visto sorridente a Brisighella, dovrà allacciarsi le scarpe, quindi sarà una coppia molto competitiva con una macchina in grado probabilmente di sfidare le Red Bull. E quindi cominceremo a vedere anche delle ruvidezze che quest'anno abbiamo solo in qualche situazione un po' annusato, ma niente di più. Bene, noi adesso ci fermiamo un secondo, pubblicità, torniamo subito con Franco Nunes di motorsport.com per leggere la seconda parte del Bandini e quello che è la panoramica sulla stagione che è stata e che sarà per la Formula 1. Eccoci qua, seconda parte, come detto, di Speed. Abbiamo iniziato la panoramica che riguarda la manifestazione di domenica a Faenza per il trofeo Bandini. Fra l'altro ringrazio i miei collaboratori Maurizio Marchesi e Daniele Bucci per il montaggio, la traduzione e le riprese. E continuiamo ascoltando l'ingegner Andrea Stella. Ingegnere Andrea Stella, fra i protagonisti di questa giornata, la Trofeo Bandini alla 30ª edizione, McLaren, non dimentichiamoci che è il team dopo la Ferrari con più vittorie al mondo, con 8 titoli costruttori, senza contare tutte le vittorie dei più grandi piloti che hanno frequentato, quindi essere team principal penso che non sia un compito così semplice, ingegnere. Sicuramente è un privilegio, un onore essere il team principal di un team così prestigioso come hai ricordato, grazie a questi successi, sicuramente un team iconico, come anche un privilegio e un onore essere qui oggi a Faenza per questo premio così importante. Siamo veramente onorati che questo è stato riconosciuto a McLaren e a Lando, quindi voglio cogliere questa occasione per ringraziare la città di Faenza e il trofeo Bandini e speriamo che questo sia di buon auspicio per le future stagioni e che nelle future stagioni possiamo aggiungere ancora un po' di questi numeri che tu hai ricordato al nostro team. Una delle cose che è piaciuta di più di questa stagione e che ti ha portato ancora di più nella simpatia nel cuore dei tifosi è stata la serenità e la tranquillità con cui all'inizio stagione hai detto calma ragazzi, c'è da lavorare e non c'è nessun problema a partire da dietro. Poi la grande qualità dello staff, la meticolosità che ti fa parte del tuo carattere e che da sempre è riconosciuta in Formula 1 ha portato poi ad un salto di qualità che dall'Austin in avanti ci ha fatto divertire. Beh, sicuramente agitarsi non aiuta, no? Quindi la Formula 1 è uno sport dove le persone fanno la differenza, sicuramente i piloti lo fanno, però è anche uno sport basato fortemente sull'ingegneria, è uno sport dove la macchina alla fine determina la categoria per la quale puoi competere come team e quindi diciamo internamente nel team da dicembre dell'anno scorso quando ho preso le redini del team come team principal il messaggio è stato sempre rimaniamo calmi, vediamo che i numeri non sono quelli che ci aspettiamo, però le qualità delle persone sono elevate, cerchiamo solo di capire quali sono gli obiettivi su cui ci dobbiamo concentrare. E quando puoi concentrare 750 persone su un obiettivo con chiarezza, poi insomma, si possono ottenere dei risultati importanti. Quindi senza dubbio niente agitazione, rimaniamo calmi, ce la possiamo fare, dobbiamo capire esattamente che cosa dobbiamo fare. Questo è stato un po' quello che è successo in McLaren e che succede ancora perché questo sport non appena ti fermi,
gli altri ti riprendono e ti sorpassano, quindi costantemente in un atteggiamento di sviluppo e di miglioramento. Magari non tutti sanno che non soltanto l'Italia è rappresentata da me come team principal, ma ci sono tantissimi ingegneri, tecnici, meccanici italiani in McLaren, esatto. Quindi abbiamo una rappresentanza molto ampia e anche non tanto per me, ma per la qualità degli italiani che ci sono adesso in McLaren, una rappresentanza molto prestigiosa, molto capace delle eccellenze e della preparazione che riusciamo a creare in Italia e che viene sicuramente apprezzata all'estero. Stanno evolvendo i lavori, ecco. La macchina del 2024 è un progetto su cui si lavora già da tanti mesi, no? In Formula 1 devi essere almeno 10 mesi avanti rispetto a quelle che sono poi le scadenze per andare in pista, quindi il progetto è in fase molto avanzata. La macchina. Ingegnere, si aspettava così un'accoglienza qui in Terra Rossa? Beh, questa è Terra Rossa, terra insomma Alfa Tauri, ma soprattutto questa è una terra di motori. È una terra dove nella testa, nel cuore, nella passione di questa popolazione, dei cittadini, c'è sicuramente un sentimento molto forte per lo sport motoristico. Però devo dire che non mi aspettavo, sono rimasto molto impressionato, sicuramente anche Lando. Come ho detto prima, colgo veramente l'occasione per ringraziare di cuore le persone, le istituzioni, il premio Bandini che ci hanno accolto così calorosamente, grazie. Andrea, l'ultima battuta sui piloti, perché qui chiaramente oggi il pilota premiato è Lando Norris. Tu hai 14 anni di esperienza in Ferrari, lavorando con Schumacher, Raikkonen, con Fernando, col quale hai avuto un rapporto speciale al punto da seguirlo in McLaren. Gestire due giovani talenti come Norris e Piastri, cosa vuol dire per un team principal e se sono come caratteristiche speculari o possono essere addirittura uno che integra l'altro? Una domanda complessa, eh? Tre domande. Lando Oscar sono due piloti giovani, Oscar è un rookie, un esordiente, che non sembra un esordiente, una persona estremamente matura che anche, anzi devo dire che fa del suo controllo, autocontrollo, della sua maturità come persona, nonostante sia giovanissimo, uno dei punti di forza come pilota, perché non si perde nel diventare nervoso, nell'agitarsi, nel sentire troppo la pressione, rimane in uno spazio dove può performare al massimo delle sue capacità. Quindi un pilota giovane ma molto maturo. E Lando, anche se è molto giovane come persona e come pilota, in realtà ha fatto già 5 stagioni in Formula 1 e Lando continua a crescere stagione dopo stagione. Quindi devo dire che in McLaren siamo particolarmente fortunati di avere non solo tanto talento, ma anche due piloti che sono due persone con cui è un piacere lavorare, estremamente costruttivi nella loro mentalità, diciamo, con il team, anche nelle situazioni difficili come abbiamo avuto a inizio stagione. Ci sono alcuni connotati, alcuni tratti di Oscar e Lando che sicuramente mi ricordano altri piloti con cui ho lavorato in passato e speriamo che abbiano gli stessi successi. Grande disponibilità dell'ingegner Stella, devo dire che è stato veramente protagonista e soprattutto non ha avuto problemi a parlare, fra l'altro una cosa che e poi ci ha raccontato anche nel corso della giornata, insomma dei momenti di compagnia, si parlava anche della vettura nuova, qui coinvolgo anche l'amico Franco perché ha sottolineato questo, sarà ovviamente non cambiando più di tanti regolamenti, un'evoluzione coraggiosa della vettura che ha gareggiato quest'anno. Che cosa vuol dire? Secondo te cosa ti aspetti? Mi aspetto che sarà insieme alla Ferrari la sfidante della Red Bull. Io metterei un pelo più indietro la Mercedes perché a mio parere la squadra di Brackley è arrivata alla fine di un ciclo, quindi è una storia che si sta concludendo più nelle persone
che nelle capacità e nella struttura, che è ovviamente straordinaria, è da top team a tutti gli effetti. La McLaren, dopo un momento di crisi, ha ritrovato la sua capacità di puntare in alto. E credo che il filone che sono riusciti a mettere insieme da un punto di vista tecnico sia quello particolarmente efficace, e non avrebbe senso buttare via tutto il buono che si è visto nella macchina di quest'anno. Evidentemente, per andare a fare il salto che ancora manca nei confronti della Red Bull, ci vuole qualche idea, e sono sicuro che lo staff di Stella sarà in grado di stupirci con qualche concetto innovativo. Senti, ha sottolineato tra le tante cose anche l'importanza dei giovani, e ricordiamoci che in questo momento a guidare l'Academy McLaren c'è Emanuele Pirro, italiano, e lui per esempio parlava anche di Kimi Antonelli, ha parlato dei giovani attuali che possono avere un domani, delle speranze e un futuro. Nella tua esperienza, per il momento attuale della Formula 1, questi giovani campioncini, ricordiamo adesso Antonelli, che è stato quello sicuramente più importante, più prestigioso, come risultati, che probabilmente sarà nostro ospite telefonico fra una settimana, che futuro hanno? Quest'anno dovrà far vedere in Formula 2 quello che è di buono ha fatto vedere fino adesso. Cioè, tu sei abbastanza fiducioso e ottimista, o pensi che sarà sempre comunque molto difficile arrivare a ritrovare un pilota italiano in Formula 1? No, io credo che siamo nella nidiata di piloti che tornerà a essere protagonista in Formula 1. Non ti dimenticare, Stefano, che bisogna andare ad Alberto Ascari, 52 e 53, per trovare un pilota italiano in grado di vincere il mondiale. Quindi andiamo veramente molto indietro nella storia. Credo che Toto Wolff ci abbia visto molto lontano quando ha annusato, e mi viene da dire scippato, alla Ferrari Kimi Antonelli, portandoselo nel mondo della Stella. Gli ha costruito un percorso nel quale Kimi è stato straordinario, perché non ha sbagliato mai niente. Quelli che erano gli obiettivi da raggiungere li ha colti in maniera straordinaria. Io ti posso dire, ho avuto il privilegio di correre con papà Marco, ero nella sua squadra, abbiamo vissuto degli anni gomito a gomito insieme nel mondo turismo, poi nel superturismo, e devo dire, c'è una famiglia straordinaria, e questo penso che sia il punto di partenza più importante, perché un giovane che va anche a scuola deve portare a casa i risultati scolastici, se no si ferma l'attività sportiva. In quell'ambito non c'è il papà che deve cercare la rivalsa e che quindi spinge a tutti i costi sul genitore, sulla squadra, quelle che sono le sue aspettative. C'è un genitore, anzi due genitori, perché anche la mamma, devo dire, è molto molto in gamba, e lei poi che segue Kimi in modo particolare, Veronica, c'è da dire che sanno stare un passo indietro. Quindi quella che è l'attività di crescita portata avanti da Gwen LaGru, che è l'uomo Mercedes che lo segue passo dopo passo, viene eseguito regolarmente. Adesso ha iniziato i test di Formula 2, al primo giro era già secondo dietro al suo compagno di squadra, segno che insomma si è presentato nel modo giusto. È il campionato dove cambiano molte facce, è la grande opportunità. Bisognerebbe dargli 2 anni per arrivare al titolo, ma questo mi sembra un ragazzo come Charles Leclerc e come Piastri, che la scivolata nel mondo la fanno molto molto in fretta. Per cui, caro Lewis Hamilton, tieni il posto per 2 anni e poi dopo fatti da parte, perché c'è chi bussa. E speriamo che parli italiano, come difficilmente ci capita di sentire nel circus, almeno a livello di pilota. Parlerà bolognese. Almeno qui sappiamo bene che cosa vuol dire. E allora, tanto adesso noi andiamo avanti su quello che è il discorso Formula 1 con Franco. Per gli amici del Trofeo Bandini, l'appuntamento è la prossima settimana, dove avremo ancora tanti ospiti che abbiamo intervistato, fra i quali anticipiamo anche Alessandro Fassina, che tu ricordi anche campione del mondo rally con la Mazda, e Giuliano Michelotto,
che ha un certo nome nel mondo delle vittorie Ferrari di gare endurance e prototipi, perché sono quelli che stanno portando avanti il progetto Isotta Fraschini WEC 2024 21 aprile Imola, quindi tanto per dare delle notizie. Quindi tanti piloti, tanti personaggi, tante altre situazioni, immagini simpaticissime raccolte nella manifestazione di domenica, che faranno parte dell'ultima puntata di Speed per questa edizione. Restiamo invece adesso con Frank in Formula 1, perché ci sono mille cose da chiedere e vado anche un po' a spot, senza continuità, perché adesso abbiamo parlato di Faenza. Faenza non è soltanto per me storicamente la patria del Minardi Team, ma è quello che attualmente è Alfa Tauri, che è pronta a diventare, credo, Racing Bull. E nella bella giornata passata con tanti ex Minardi una settimana fa, poco più, tante informazioni legate a quello che sta per cambiare in maniera importante. E a parte salutare Franz Tost, ma sappiamo chi arriva, qualche tecnico importante ha già detto che già stanno cambiando le cose, già sono cambiate, l'abbiamo visto negli ultimi Gran Premi. Tu, che sei sempre stato promotore di quello che era, secondo te, un limite importante di chi aveva a disposizione un supermercato di lusso e non ne approfittava più di tanto, da quello che dicono gli addetti ai lavori hanno capito che invece bisogna fare proprio così. E quali sono le novità che hai tu di quello che sarà la nuova Racing Bulls, sempre che venga confermato questo nome, Franco? Partiamo da Faenza. Ma sicuramente il nome sarà Racing Bull, sicuramente arriverà McKees alla gestione della squadra, e quindi il fatto che ci sia Laurent, che ha vissuto gli ultimi anni di Ferrari in precedenza, ricordiamocelo, c'è stato un passaggio alla FIA, ma in realtà era un uomo del mondo Toro Rosso, e quindi diciamo che è un po' un ritorno a casa, sì, per Laurent. Sì, sì. Io credo che abbia il mandato di saper sfruttare al massimo le pieghe del regolamento che consentano una buona integrazione fra la squadra campione del mondo, la Red Bull, e la squadra, non possiamo chiamarla clienti, è limitativo, chiamarla junior è limitativo. A questo punto bisognerà trovare un nuovo aggettivo per questa squadra che ha delle ambizioni, quelle di collocarsi almeno a metà della griglia rispetto alla posizione di quest'anno e cominciare quella che può essere una crescita. Quindi vedo un po' meno l'esigenza di dover costruire dei piloti, lo junior team, come lo abbiamo sempre un po' visto, ma essere una squadra in grado di avere una sua identità nel mondiale di Formula 1, e questo credo che sia uno degli aspetti più importanti, per cui aspettiamocelo. Alfa Tauri ha 100 persone nella sua area dipartimento aerodinamico, che sono adesso mi scappa il nome, ma si muoveranno molto di più verso Milton Keynes, dove la Red Bull ha la sua galleria del vento. Ecco, io credo che ci saranno tante sinergie, ci sarà la capacità magari di fare costruire una macchina meno complessa nei concetti e per i costi che potrà avere, ma una macchina che avrà le stesse approcci, le stesse idee. Quindi attenzione alla Racing Bull. Senti, lo stesso Marco mi sembra che abbia detto che finirà l'epoca dei giovani piloti, cioè ci sarà sempre un giovane o relativamente giovane e un pilota d'esperienza, a conferma di quello che dicevi tu, il concetto di junior team finisce. Ma sai, c'è chi ha levato i piloti recentemente, stiamo parlando della Mercedes, lo sta facendo la Ferrari con Biermann, che era quello davanti a Kimi Antonelli. Poi ci sono marchi tipo la Red Bull, che se lo va a scegliere nel momento in cui gli serve. È cambiata proprio la strategia. E io devo dire, Helmut Marko, anche lui sta un po' invecchiando, ha pescato il jolly di Max Verstappen, e nel momento in cui in squadra hai un Verstappen non puoi pensare di cominciare a costruirgli qualcosa intorno, perché deve iniziare il Mondiale 24, Max ha un contratto buono fino al 28, diamogli tempo, perché per me questo è un ragazzo
tre volte campione del mondo, ma ha ancora da crescere. Attenzione. Senti, primi e secondi in classifica, ovviamente Verstappen e Perez, Perez per superiorità tecnica nei confronti degli altri piloti. Poi, nonostante questi 4-5 potenziali campioni o già campioni che stanno correndo, terzi e quarti Hamilton e Alonso. Alonso che fra l'altro, secondo me, ci ha regalato forse il finale di gara più bello in assoluto in Brasile, se non vado errato, ma anche nell'anno ha regalato ogni tanto sorpassi impressionanti, è stato regolarmente sul podio nella prima parte di stagione finché la macchina è stata competitiva. Quindi comunque per i giovani campioni rampanti, attenzione che i due vecchietti si fanno ancora dar del lei. Assolutamente, anzi, chapeau ai due vecchietti, perché tanto Lewis che le ha suonate al signor Russell. Giovane Russell, tanto Alonso, diciamo che il compito di Fernando era un po' più agevole, sì, con Stroll Junior, sebbene Stroll Junior è un pilota troppo sottovalutato. Ecco, secondo te meriterebbe un po' più rispetto? Sì, il suo errore fondamentale è quello di correre nel team del padre, per cui tutti lo considerano il figlio di papà che si è fatto la carriera aperta dai soldi del genitore. In realtà tutto questo è vero, non lo si può negare, ma è altrettanto vero che poi sul podio ci devi andare. E nelle categorie inferiori era regolarmente un pilota vincente. Strada spianata sì, però poi ci devi mettere del tuo. Ed è un pilota che secondo me ha patito tantissimo l'incidente di Singapore. Una botta molto brutta forte, che potrebbe aver lasciato qualche segnale, qualche crepa nella parte mentale. E per qualche gara lo abbiamo visto nettamente in difficoltà. Nell'ultima parte del campionato invece devo dire ha mostrato di meritare anche il rinnovo. E cosa curiosa Stefano, il 24 sarà il primo anno nella storia della Formula 1 dove non ci sarà nessun cambiamento nel mercato piloti, mai successo nella storia. Quindi quelle che sono le squadre attuali così sono, così si chiude l'anno, così si incomincia. Poi non è detto che... Poi dell'anno dopo vediamo. Perché io su Sergio Perez... Qualche dubbio ce l'hai, l'hai sempre sottolineato. Ma sai, secondo me i contratti dovrebbero essere portati avanti e conclusi, ma con Helmut Marko che prende rottama senza pensarci due volte, non sarei stupito se a un certo punto ci fosse un cambiamento in corso. Quindi questo potrebbe essere una delle novità dopo magari le prime 4-5 gare. Allora, andiamo ad abbracciare il capitolo Ferrari, il mondo Ferrari, che comunque resta, pur se non vincente, il brand più importante al mondo per quanto concerne la Formula 1. Ci sono mille cose che potrei chiederti, incomincio da questa, perché è l'opinione di un autorevole tuo collega che dice dell'ultima parte di stagione una buona Ferrari, con negli ultimi 6-7 gare una macchina più performante per Leclerc che non per Sainz, per le caratteristiche che nel lavoro è venuto fuori. Attenzione, vuol dire che Leclerc ha già un contratto siglato o potenzialmente chiuso per altri 3-4 anni, è che quindi di conseguenza a Sainz verrà proposta una situazione inferiore come durata? Questo potrebbe essere una situazione che riporta il concetto di prima e seconda guida ai tempi di Schumacher e compagnia bella, ma di fatto ai due piloti che tutto sommato non sono poi così lontani, quindi potrebbe essere un errore. L'opinione di Franco Nunes. Allora, la Ferrari investe e continuerà a credere nella coppia Charles Leclerc-Carlos Sainz. Primo punto e non lo mettiamo in discussione. Secondo, La discussione sul contratto che non è ancora firmato di Charles Leclerc è vero, sarà un contratto pluriennale e ad agganciarsi al nuovo regolamento della Formula 1 che nasce nel 2026, la proposta è quella di allungare al 2027. Quindi l'anno prossimo che è ancora in validità di contratto con un'aggiunta di 3 anni. Per quello che riguarda Carlos Sainz, tanto per stare aggiornati, Carlos avrà l'anno prossimo, che è già in contratto, e altri 2 anni, un biennale. Quindi questo vuol dire dare fiducia allo spagnolo, lasciargli le chance che si merita. Per me sono tutte baggianate che si è sviluppata la macchina in funzione di quello che serviva
a Charles Leclerc, si è sviluppata la macchina per farla andare più forte. Lo abbiamo visto all'inizio dell'anno che era più favorevole a Carlos Sainz per le caratteristiche di guida molto diverse che i due hanno, e poi nello sviluppo, ma non è stato fatto uno sviluppo pro Charles Leclerc, è un miglioramento della Ferrari nel capire che cosa serve per andare forte e provare ad andare a riprendere queste maledette Red Bull. Quindi questo è un po' il discorso sul rapporto vettura-piloti. Senti, parlavo con Simone Resta, che tu ben conosci come responsabile in ASA, e gli chiedevo, ma nel momento in cui c'è un cambiamento che di fatto non cambierà per la prossima stagione, per un progettista è meglio o peggio? E Simone mi diceva, guarda, da un punto di vista del senso pratico per un piccolo team è meglio perché devi impazzire meno e hai più possibilità di migliorare. È chiaro che dal punto di vista della creatività personale, del gusto per quello che può essere un ingegnere, con le possibilità che hanno i grossi team, può anche invece essere non solo più stimolante, ma portare ad un risultato migliore. Voglio dire, portandolo al discorso Ferrari, hai una macchina che va migliorata in tanti punti. Si parla di lavoro in particolare sulle sospensioni, cambio e diciamo parte posteriore, per andare a cercare il più possibile un aumento di downforce che migliori poi sempre di più quella che è la situazione delle gomme, che è sempre stato negli ultimi anni un po' il tallone d'Achille della Ferrari. Com'è l'aspetto tecnico che stanno seguendo i tecnici a Maranello, per quello che tu sai? Allora, la prima cosa che mi sembra corretta da dire, Stefano, è questa. Io l'anno scorso non mi ero aggregato al coro di un secondo più veloce, sentivo le voci di certi vertici che parlavano e promettevano prestazioni roboanti, ma io sentivo anche dentro chi la macchina la fa e aveva i piedi molto più per terra, no? Quindi era una situazione dove tutti speravamo che potessero finalmente fare qualcosa di positivo, ma sul fatto che si potesse andare alla carica sulla Red Bull avevo veramente oggettivamente dei forti dubbi. Ora ti dico, la situazione mi sembra diversa, nel senso che la macchina è arrivata alla fine della stagione tirando finalmente fuori quel potenziale che nella prima parte dell'anno non si riusciva. Quindi Fred Vasseur, insistendo su un piano, e noi da fuori in diversi gli avevamo detto buttala via, lascia perdere, dedicati al 2024, e lui continuava a ripetere no, il regolamento non cambia, quello che impariamo oggi sarà buono anche l'anno prossimo. E devo dire che la strategia di Fred è stata giusta. A questo punto sento un vertice che ha chiuso le dichiarazioni, silenzio. Venerdì ci sarà il consueto incontro di Fred con i giornalisti che si occupano di Formula 1 e faremo un po' un punto della situazione. Però diciamo che non ci sono proclami, non ci sono chiacchiere di quanto si andrà forte o piano. Parlando con la squadra invece sento un clima favorevole, dove avendo individuato i problemi, avendo capito come far funzionare meglio le gomme, diciamo che i tecnici hanno cominciato a identificare le aree dove intervenire, e la loro aspettativa per la Ferrari del prossimo anno mi sembra decisamente più alta di quella che poteva essere l'aria che si respirava nello scorso campionato. Tu mi hai chiesto dove cambia la macchina? Allora, il telaio, prima di tutto. Quindi nuova scocca vuol dire progetto completamente nuovo, senza tradire quelle che sono le caratteristiche costruttive della Ferrari. Probabilmente davanti vedremo un telaio con una chiglia che si stringe, seguendo il concetto della Red Bull. Ma se c'è qualcuno che ha lavorato meglio, non è detto che copiando la soluzione si vada allo stesso modo forte, ma bisogna saper integrare il concetto giusto di Adrian Newey sulla macchina che si vuole fare. Io credo che nella parte anteriore del telaio l'aspetto fondamentale sarà il cambiamento degli attacchi e delle sospensioni. Rimangono nello stesso schema, e ho sentito lamentele dicendo oh, ma la Ferrari è vecchia nelle sospensioni, sarebbe ora che si facesse la rivoluzione. No, lo schema rimane lo stesso. Rivoluzionano tutti i cinematismi, per cui
quello che è l'effetto anti-dive, cioè evitare che l'affondamento del muso troppo, in frenata, piuttosto che si sieda sul posteriore piena accelerazione. Beh, questo invece è un tentativo che verrà fatto. Cioè, sempre con sistema push rod e non pull rod. Davanti push rod e dietro rimane pull rod, esattamente uguale. Dietro ci sarà un cambio che si dice potrebbe essere un paio di centimetri più stretto per i due lati. Quello che si libera di cassa della trasmissione diventa tutta area utilizzabile per il diffusore. Avere un diffusore più grande vuol dire generare più carico aerodinamico e vorrebbe magari dire avere più efficienza. Non tanto la ricerca del carico in quanto tale, Stefano, perché mi sembra che nella seconda parte della stagione la crescita della Ferrari è avvenuta nel momento in cui ha cominciato a togliere un po' di carico dall'aspettativa di avere questa downforce esagerata e piuttosto avere una macchina che riesce a mantenere un'altezza più stabile da terra e più possibilmente vicina all'asfalto. Quello genera carico aerodinamico. E mi sembra che questo sia un po' il filone nel quale i tecnici di Maranello sono andati per cercare di sviluppare la macchina del prossimo anno. Questa 676 sigla di progetto quindi dovrebbe beneficiare di ali più piccole, perché se hai il corpo vettura che lavora meglio, hai meno resistenza aerodinamica, potresti fare delle velocità maggiori e le pance saranno spioventi, un po' come la Red Bull. Sotto la bocca dei radiatori ci sarà uno svaso enorme, il cono anti-intrusione obbligatorio per regolamento. La Ferrari l'anno scorso ce l'aveva sporgente e creava un blocco aerodinamico fortissimo, quest'anno lo ingloberanno nel fondo esattamente come ha fatto la Red Bull. Sarà una rossa più Red Bull? Come concetti sì, come realizzazione assolutamente no. L'altro punto importante dove secondo me faranno un grande passo in avanti è nella gestione dell'ibrido della power unit. Il motore è congelato, quindi quello che è omologato rimane, ma il come lo si utilizza l'anno prossimo sarà decisamente diverso. Hanno capito che sparare troppa coppia elettrica nella fase di accelerazione in uscita dalle curve, dobbiamo dirlo, Ferrari da questo punto di vista è stata eccellente l'anno scorso, aveva un effetto che creava forse un po' di pattinamento che andava a contribuire all'aumento delle temperature delle gomme e all'usura. Quindi nel tempo, negli ultimi Gran Premi, hanno ridotto la potenza elettrica erogata in uscita dalle curve e hanno cercato di parcellizzare l'uso dell'elettrico anche in una fase che è la fine dei rettilinei. Quindi c'è una logica di guadagno che va a prendere un po' dappertutto. E saper ottimizzare queste situazioni vuol dire trarre poi grandi vantaggi, soprattutto nel mantenimento in buon uso delle gomme, che fino ad oggi alla Ferrari è mancato. E direi che questo tuo chiudere l'argomento Ferrari, premesso che purtroppo siamo già in chiusura di una puntata che vorrei che continuasse ancora per un'ora, perché avremmo probabilmente cose da raccontare anche in proiezione di tutte le altre squadre. Qui si riesce una volta una volta l'altra, tale e tanta anche la ricchezza di informazioni che attraverso Franco noi riusciamo ad avere, e la speranza è che la Ferrari torni ad essere vincente. Poi probabilmente non sarà così facile completare il gap, dire che possa puntare al titolo forse non lo pensa nessuno. Stefano, proviamo a rovesciare il conto. Proviamo a dire non quanto vince la Ferrari, ma quante gare in meno riuscirà a vincere la Red Bull. Già, sarebbe perché già... se una o due le abbiamo già date col bonus di Faenza del premio, le diamo alla McLaren. Se la Ferrari quest'anno in difficoltà una gara l'ha vinta, gliene vogliamo dare qualcuna tre, di più. Ecco, allora cambia lo scenario, cambia completamente lo scenario. Sarebbe uno spettacolo anche per tutti noi, perché comunque è chiaro che il popolo ferrarista è una delle fonti della passione italica di questo mondo bellissimo. Io sono arrivato in fondo a questa puntata, più che dirti grazie per tutto quello che ci hai dato durante l'anno, negli anni passati, questa collaborazione che per me è un motivo di orgoglio, per l'amicizia e la stima che ho verso Franco, ma anche perché ti dico sinceramente che tantissime persone
ci ringraziano di telefonare una volta a te, una volta a tuo figlio, per quello che è l'informazione che è motorsport. Siamo cric e croc del motorsport. Sì, dai. Noi salutiamo Franco, buone feste, ci aggiorniamo presto ovviamente, e noi diamo appuntamento per l'ultima puntata di Speed alla prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata. Speed è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Misano World Circuit, Osteria La Capannina e La Tramonteria, Qui si sana, Ristorante La Cappa, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas.